stata una bella esperienza, ma faticosissima. Devo intanto ringraziare i componenti della commissione. Io ho un'esperienza, loro hanno già maturato altre esperienze, sono stati preziosissimi. Senza di loro non avremmo raggiunto in tempi rapidi. Sono contento perché penso che abbiamo garantito trasparenza e correttezza diciamo, dando una risposta diciamo, migliore possibile nei limiti delle nostre competenze, sia per vincitori che per vinti. Dottore Campagna, uno dei dati che si possono rilevare oggi, 40 sezioni su 217, se non andiamo errati, regolari. Non è che dal punto di vista di quello che è stata la condotta di presidenti e scrutatori sia un grandissimo successo a questa tornata. Assolutamente no, purtroppo abbiamo riscontrato, come dicevo quando è stato proclamato il dottor Arena sindaco, cioè abbiamo riscontrato tantissime irregolarità, anche le più banali, diciamo. Siamo andati dalle mere irregolarità alle irregolarità, diciamo, più grossolane, per le quali siamo stati inevitabilmente costretti a trasmettere gli atti alla procura. Per le mere irregolarità o per le irregolarità, diciamo, in un certo senso anche macroscopiche, scusatemi, siamo stati costretti a trasmettere gli atti al Presidente della Corte d'Appello, che probabilmente depennerà questi signori dall'elenco per i presidenti di seggio. Diciamo. Ascolti. È un numero elevato perché abbiamo riscontrato, ripeto, tantissime irregolarità. Probabilmente rispetto al passato, anticipo forse una domanda vostra, rispetto al passato perché alla luce di tante richieste di verifica delle tabelle di scrutinio abbiamo preso una decisione, devo dire col senno di poi, abbastanza saggia, perché abbiamo riconteggiato tutti i voti sulla base delle tabelle di scrutinio. E prendendo le tabelle di scrutinio e confrontandole con i verbali di scrutinio sono emerse in maniera molto, molto più evidente, diciamo, tutte queste irregolarità. Diciamo, abbiamo tantissime cose, non voglio anticipare niente perché ripeto, però le irregolarità sono tante, delle anomalie, alcune veramente anomalie tra virgolette, diciamo. Probabilmente sì, mi è stato detto, ma questo dato ve lo dico perché l'ho sentito dire in questi giorni. Mi è stato detto che venerdì il presidente della Corte d'Appello è stato, o comunque diciamo, la Corte d'Appello è stata costretta a registrare un numero esorbitante di rinunce di presidenti di sezione, di seggio, e quindi sono stati costretti a ricorrere all'ultimo momento a persone che sono state segnalate dal Comune. Questo non mi fraintendete, qui non è un discorso di destra o di sinistra, qua è una questione proprio di grossolana negligenza, devo dire, anche nell'interpretazione delle caselle dovevano essere inserite. C'è il famoso di cui, che ha dato adito a non pochi problemi interpretativi, ma il cui significato letterale era abbastanza chiaro, ma purtroppo hanno commesso errori anche sull'interpretazione, diciamo, delle stringhe dove dovevano essere riportati i voti. Ascolti. Una cosa importante, rispetto a molti seggi, già le segreterie elettorali, i cosiddetti galoppini, segnalavano a urne ancora aperte magari tanti i voti che risultavano più dei votanti in ciascun seggio. Ma qui che c'entra l'inesperienza? Ma io questo mi riallaccio alla battuta che ho fatto prima, non posso dire niente su questo, le abbiamo riscontrate, poi ognuno poi interpreta questo dato come meglio crede. Abbiamo riscontrato in alcune sezioni più voti dei votanti. Devo anche dire, a questo punto l'avevo già detto e quindi è giusto che lo dica anche a voi, abbiamo riscontrato anche che presso le singole sezioni hanno votato in alcuni casi rappresentanti di seggio non regolarmente e preventivamente registrati, o meglio, rappresentanti di seggio di lista diversi da quelli che siano stati precedentemente registrati. Questo è un dato che è balzato subito agli occhi. Sinceramente non potevamo non trasmettere gli altri di fronte a una situazione del genere. Mi sembra un'irregolarità grossolana, probabilmente c'è stata una mera negligenza, però è un dato che va registrato, ripeto. Poi magari è stata anche una mera negligenza, però noi pensiamo che è una cosa che va segnalata, ecco, perché è grossolana. Ecco, adesso diciamo, gli errori sono stati diciamo, stigmatizzati, ma per le prossime bisognerebbe comunque pensare ai corsi di formazione e prevenire.
Quello sì. Noi abbiamo cercato di dare dei risultati più attendibili possibili sulle tabelle di scrutinio. Devo dire che, dimenticandolo prima, c'è un altro dato preoccupante, ci sono 7.000 schede annullate. E questo la dice lunga sul fatto che probabilmente i presidenti di seggio non erano così preparati. Basterebbe fare dare delle indicazioni 2 giorni prima delle elezioni per tutti, perché su alcuni errori grossolani o su, immagino, annullamenti di schede, lo dico perché molti candidati pretendevano da parte nostra di aprire le schede, dove avremmo probabilmente riscontrato qualcos'altro, però ovviamente i poteri della commissione si limitano soltanto alla verifica formale dei voti e l'unica cosa che potevamo fare sono le tabelle di scrutinio. Però ripeto, sono d'accordo con lei, basterebbero due giorni di informazione su come vengono conteggiati i voti e come devono essere riempiti i verbali d'udienza. Ripeto, posto che mi pare i presidenti di seggio devono avere come qualifica almeno il diploma delle scuole superiori, quindi questo è preoccupante veramente. Forse è un corso più che qualche giorno, un corso di qualche giorno, perché quello che è risultato alla fine non è stato sicuramente anche per voi. Sì, ma guardi che con pochi giorni di istruzione, poche istruzioni, sicuramente molti errori non sarebbero stati commessi. Ripeto, quello più grossolano che veramente incuriosisce il famoso di cui sono stati erroneamente riportati voti riportati dalla lista come sindaco diciamo in via esclusiva e come lista complessivamente, e questo sulla base di un'interpretazione diciamo letterale di un'indicazione che c'era nelle verbali di udienza, abbastanza banale, elementare, oserei dire. Presidente, ultima asticella, capiamo che rientra nella sua stretta competenza. Quella dei ricorsi al TAR, la sede giusta in cui le schede si potrebbero aprire e forse anche qualche altarino venire fuori, no? Questo non posso dire niente, noi ci limitiamo a quello che ci consente la legge di fare. Penso di averlo fatto nel miglior modo possibile. Ovviamente l'alternativa sarà sì, ricorso al TAR. Devo anche dire che già sulla base delle tabelle di scrutinio, anche nell'ambito dei consiglieri eletti, molti consiglieri stamattina si saranno sentiti attribuire più voti di quanto effettivamente riportato, e questo già la dice lunga, dico, no? Ora poi al di là della valenza politica che i dati numerici possono avere, sui quali ovviamente io non mi esprimo, però dico già dalle tabelle di scrutinio sono emerse, al di là del fatto che abbiamo diciamo, verificato che un signore non è risultato eletto al posto, però questo dispiace ovviamente, però era il nostro lavoro, non potevamo fare a meno di verificarlo.